Bella raga, benvenuti in questo nuovo video. In questo video faccio i consigli al fantacalcio, 8 difensori che servono, non gli 8 difensori normali, ma quelli per il modificatore difesa, che sono i più importanti di tutti in caso di modificatore difesa. Quindi ho fatto i difensori normali, ma adesso oggi faccio quelli del modificatore difesa, che sono molto importanti. Allora, partiamo subito. Kolarov. Il primo è Kolarov della Roma, che secondo me è il primo. Ve lo consiglio perché quest'anno ha già fatto un gol su calcio di rigore nel derby e io penso che si ripeterà su calcio di punizione e sul rigore. Alexandro della Juve. Alexandro, che io penso che quest'anno veramente farà benissimo. E niente. Allora, Di Lorenzo ha già fatto il gol del 3-3, quindi per me è già una risorsa importante nelle partite decisive, perché ha fatto 2 partite buonissime e spero di vederlo ancora a vedere, cioè io spero che giochi ancora così, perché mi piace, perché se si mette con la testa sotto, questo gioca tutte e 38 le partite, lo giuro. Poi Acerbi della Lazio. Acerbi, che secondo me è un difensore espertissimo, che può servire alla difesa a modificatore. Quindi secondo me è molto importante questo video. Quindi guardatelo in tanti e iscrivetevi al canale. Asamoah, che l'anno scorso si è fatto sentire poco, ha fatto una stagione tra alti e bassi, insomma niente. Asamoah, che veramente ha fatto una brutta stagione. Larsen, che l'anno scorso non ha giocato proprio, veramente ha fatto veramente pena, veramente quest'anno proprio zero, non ha giocato proprio. E niente, io penso che, nonostante non abbia giocato, penso che farà tante buone figure. Izzo del Torino, che l'anno scorso si è guadagnato i 4 gol e 2 assist e ha fatto tante partite pazzesche e si è presi tanti 7 in baggetta, cioè è stato sempre il migliore in campo. Poi Igor della Spal, in conclusione Igor, che già ha fatto 2 partite e ha convinto molto i tifosi della Spal, secondo me è una certezza a fantacalcio, penso che uno sarà una delle certezze più buona del fantacalcio anche al suo esordio in Serie A. Comunque raga, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Forza Napoli, ciao!